Ragazzi, buonasera da Frank, benvenuti in questo video, spero che abbiate passato un buon Natale. Purtroppo vi devo dare una notizia, non so a quanti arriverà questo video su questo mio secondo canale, dove io ovviamente caricavo dei contenuti diversi, ma purtroppo il mio canale principale da ieri è sospeso. Non vi so dire il motivo, non avevo avvisi di copyright, non mi è stato dato nessun avvertimento. Mi è arrivata questa notifica via mail, per delle violazioni sulle regole della community, ma non ho capito che cosa. Ho cercato di scovare un po' quali potrebbero essere i motivi. Non ho mai né in live né nei video né bestemmiato né detto frasi razziste, quindi non vi so dire il motivo. Ho provato anche a chiedere spiegazioni un po' sul forum, un po' all'assistenza, ma YouTube in questo caso è un muro. Mi continuano a rimandare la stessa frase per violazione delle regole della community. Ripeto, non so bene il motivo, cioè non so precisamente il motivo qual è. Quindi uso questo mio secondo canale per fare questo video, non so a quanti arriverà. Soprattutto ai 40-50 fedelissimi che mi seguivano spesso sulle live, dove si parlava ovviamente di calcio, e quindi spero che, non so quanti di voi erano iscritti su tutti e due i canali. Comunque faccio questo video per avvisare, e spero che possa arrivare anche a quelli che, ripeto, ai miei fedelissimi che spesso, per quasi sempre, mi seguivano nelle live. Su questa cosa sono un po' interdetto, sono diversi anni che sto su questa piattaforma. Questo è il terzo account che mi chiudono. Le prime volte potevo capire, perché ovviamente non era colpa della piattaforma, perché per un periodo di tempo il mio canale si occupava soprattutto di curiosità a livello calcistico, di interviste post partita, è andato avanti per un po', per molto tempo, su queste cose, né Premium né Sky avevamo niente da dire. Poi improvvisamente un giorno Premium si è svegliato e ha cominciato a mandare strike a tutti quelli che caricavano qualsiasi tipo di contenuto. Questo io non ho messo lingua, perché ovviamente i contenuti effettivamente erano i suoi. Ho detto la mia in quel periodo, perché come ci siamo confrontati in quel periodo con altri YouTuber, dicevo che secondo il mio punto di vista Premium non è che era in difficoltà, perché su YouTube si trovavano le interviste post partita. Chi si abbona su queste piattaforme, Sky Premium, e soprattutto per vedere le partite in diretta. Infatti poi sono stato un buon profeta, perché i Premium alla fine, nonostante abbia bloccato tutti i tipi di contenuti su YouTube, alla fine è fallita e ha chiuso i battenti. Quindi probabilmente non era quello il motivo, ma forse per i contenuti non soddisfacenti che dava poi agli utenti, soprattutto chi seguiva la partita in diretta, credo io. E comunque, su quei motivi io non ho messo lingua, non ho avuto molte polemiche da fare, perché giustamente caricavo contenuti non personali, quindi ci stava l'avviso di copyright. Ecco, in quel periodo là, insomma, YouTube aveva poche responsabilità, perché se gli arrivavano delle contestazioni era giusto, insomma, che loro girassero le contestazioni ai proprietari dei canali, ed era giusto così. Ora invece stavo caricando semplicemente dei video fatti da me, delle live fatte da me, in prima persona, dei commenti post partita, dei commenti del poi dei post partita fatti da me personalmente. Quindi non capisco il motivo di che cosa sia contravvenuto il mio canale. Comunque hanno deciso al momento di sospenderlo, non ho capito, non riesco, non mi rispondono se per un periodo provvisorio o per sempre. Ripeto, è un muro, provo a contattare il centro assistenza, ma non c'è una risposta soddisfacente, non mi sanno dire niente. Anzi, se ne approfitto, se qualche YouTuber arriverà ad ascoltare questo video, se è capitato anche a qualcun altro che la stessa situazione, che può darmi qualche consiglio, qualche delucidazione, sono ben contento di ascoltarlo, perché potrebbe capitare a chiunque. A me, ripeto, è semplicemente un hobby per stare un po' insieme quando si vede la partita, dire la mia sul calcio, insomma, che è una delle mie passioni principali, ma non lo faccio per lavoro. Provo a pensare a chi invece, qualche youtuber che lo fa per professione, che
o usa YouTube come affiancamento alla propria professione, trovarsi l'account chiuso da un momento all'altro. Ieri pomeriggio caricai due video nel post Atalanta Juventus e nel post Frosinone Milan, tutto a posto, avevo caricato i video. Dopo mezz'ora mi arriva questa notifica della sospensione del canale. Comunque, ripeto, non so quanti di voi sono iscritti a tutti e due i canali, tutti e due i miei due canali, quindi non so a quanti di voi arriverà questo video, spero a maggior numero di persone possibili. Comunque, si continua a fare quello che si faceva, un periodo di assestamento, non so se il mio account sarà poi ripristinato, questo non me lo so dire. Vi saluto a tutti, spero insomma, di arrivare a quasi tutti quelli che mi seguivano. Vi saluto e un abbraccio a tutti da Frank, ci vedremo quindi prossimamente su quest'altro canale, a meno che di novità sul mio vecchio account, nel caso fosse ripristinato. Un abbraccio a tutti, ciao da Frank.